Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta con il pesto di finocchietto selvatico. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta tipo spaghetti, pesto di finocchietto selvatico, pangrattato tostato, aglio, olio evo, filetti di acciuga sott'olio, pomodori secchi sott'olio a pezzetti, uva sultanina ammollata. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa, cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. Nel frattempo, mettere nel boccale l'olio, l'aglio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale. Aggiungere le acciughe ed azionare il bimby per 4 minuti, 120 gradi, velocità 2. Aggiungere i pomodori secchi, l'uva sultanina ammollata ed azionare il bimby per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il pesto ed azionare il bimby per 3 minuti, 80 gradi, antiorario, velocità soft. Condire la pasta, spolverizzare con il pangrattato tostato e servire. Pasta con pesto di finocchietto selvatico. Grazie e alla prossima ricetta!